Io personalmente considero questi due film due tra i più belli e se indipendentemente da tutto questo qualcuno mi avesse chiesto quali erano i film più belli di Bertolucci, sicuramente avrei iniziato con questi due, probabilmente. In entrambi i casi c'è una cosa, per esempio, molto rara, sono tutti e due film che hanno una fonte letteraria eppure hanno una densità di cinema incalcolabile, no? Che invece... come spesso accade, invece la fonte letteraria spesso in qualche maniera o è un limite oppure è un confronto ingeneroso. Lo stesso Moravia diceva che il più bel film tratto dalle sue opere era Il conformista e a volte uno aveva l'impressione che lui stesso pensasse che fosse meglio del libro, che naturalmente è una cosa che non si può dire. Strategia del ragno, c'è cioè questa origine borghesiana trapiantata poi in un contesto completamente diverso. Il conformista anche, no? Per certi versi potrebbe sembrare una banale rievocazione del fascismo, ma il film è esattamente il contrario. A un certo punto, a metà degli anni 70, è diventato il film che tutti i giovani registi americani pensavano fosse la sintesi perfetta tra un cinema molto personale e un cinema molto popolare, spettacolare, no? Che poi è sempre stata la grandezza di Bernardo, no? La capacità di trovare un punto di compromesso impossibile tra Godard e Hollywood, no? Quanti ci sono riusciti? A me mi viene in mente solo lui. Lo stile di ricostruzione degli anni 20 e degli anni 30 attraverso i costumi di Gitte Magrini che lui affidò per l'appunto a una costumista del tutto sui generis, nel conformista è poi diventato lo stile che ha influenzato il Padrino. Ci sono due bellissimi aneddoti. Uno è quello di aver scoperto a un certo punto che Coppola, il giovane Coppola, ancora prima di diventare famoso, si compra lui una copia del conformista perché non era mai stato distribuito e se la vede a casa. E due, questo sera, anzi sono tre diciamo, due lo fa vedere a Gordon Willis prima di iniziare il Padrino dicendo io voglio questo. No? Tre, a casa di Zeffirelli a un certo punto si avvicina uno con la barba un po' panciuto, americano, inizia a fischiare i titoli di coda del conformista. Era Coppola che non sapeva una parola in italiano e l'unico modo per manifestare la devozione, no? Non c'è modo più bello, no? Non credo che si possa vedere oggi Strategia del Ragno senza non rimanere un po' da una parte stupiti, dall'altra con un piccolo groppo di rimpianto. Cioè, la televisione pubblica una volta faceva quelle cose lì, era una forma di sperimentazione che adesso ci sembra esplosiva. Se uno si presentasse oggi da 01 con un copione del genere, se si presentasse dalle persone che fanno la fiction con un copione del genere, non lo so, forse chiamano la polizia. Ci sono due sequenze di corse nella foresta bellissime in tutti e due i film, una delle quali una volta mi rivelò Bernardo, deve moltissimo a Kurosawa. La fortezza nascosta, chi l'ha visto, gli assassini, i killer che fanno fuori diciamo, il professore nel conformista, escono fuori saltellando dietro i tronchi e la nebbia ed è un'inquadratura di Kurosawa. Quindi un'altra ragione è anche che quel cinema lì era un cinema in cui la pellicola aveva un primato che oggi non ha più. Allora il cinema aveva una egemonia nei confronti di tutti gli altri medium. Oggi fare questo gesto è allo stesso tempo un po' più scolastico, più accademico e anche più probabilmente snob, perché non c'è più quel patrimonio condiviso. Oggi non è detto che se uno cita Kurosawa la gente sappia chi è Kurosawa. Per esempio, no? C'è anche un uso, per esempio, teatrale degli spazi, il modo in cui usa l'Eur, no? Sembra una scenografia di un architetto contemporaneo, no? Che voglia fare una messa in scena di un'opera d'avanguardia, il modo in cui usa lo spazio, no? L'idea geniale di ambientare il manicomio del padre in quello spazio lì. È un'immagine che tutte le volte che lo vedo, nonostante l'abbia visto, dico, ma no, con quella faccia che sembra Ezra Pound, quindi un intellettuale di peso, che l'adesione al fascismo ha portato a una forma di psicosi, un'idea
anche più forte di tutta la storia. Quel momento lì è un momento, no? Fortissimo. Lui stesso a un certo punto nel finale dell'inquadratura dice: oh, legatemi. Ma dove ha pescato un'idea del genere? Cioè, un'idea che, no, ci colpisce ancora oggi, io l'avrò visto, no, insomma, per tanti motivi, però tutte le volte la vedo, ma no, quelle cose che sembrano prese chissà dove, no? Come nei sogni. Cioè, quelle immagini che dici, no? Che sembrano, tu dici, ma chi le ha immaginate queste cose qui? Da dove arrivano? Ecco, da dove arrivano? Se tutto questo sarà valso, no? Se tutte le persone, grazie a questa vostra iniziativa, avranno potuto incontrare tutto questo, credo che delle scintille possano germogliare ancora intorno a tutto questo e che qualcuno magari possa fare un film rievocando la scena del conformista, così come Bertolucci ha fatto per Kurosawa. Per quanto riguarda il ritorno dei classici, fino all'avvento delle piattaforme c'è stata una stagione aurea in cui nelle grandi capitali, soprattutto Parigi, ma in parte anche a New York e in parte anche a Londra, le reissue, le riedizioni erano una pratica costante. Ora credo che le difficoltà del cinema in sala siano tali che anche questo genere naturalmente ha subito delle notevoli contrazioni. Secondo me è un po' come i musei, no? Io l'ultima volta che sono a vedere Paolina Borghese qui alla galleria, non so, sarà stato 4 anni fa, però ci sono stato in vita mia 10 volte, no? E poi ogni tanto ci ritorno, no? La natura dei classici è proprio questa, probabilmente, no? Proprio perché sono classici, di ritornare e poi di rivestire un contenuto espressivo sempre nuovo e diverso, ma sempre interessante. Da questo punto di vista, il restauro, oltre a essere una pratica decisiva per ragioni che non solo hanno a che fare con la possibile distribuzione dei classici, ma insomma, noi abbiamo perso l'80% del cinema muto, fa impressione, e più del 40% del cinema a colori. No? Come dice Scorsese, se Leonardo fosse stato un filmmaker, forse non sapevo neanche che esistito, perché la durata della stabilità chimica della pellicola è molto meno di una pittura parietale, no? Che sta lì da migliaia di anni, i film durano decenni. Io ho sempre pensato che il restauro era anche un'operazione un pochino ecologica, ambientale, cioè riportare il film lì nella sala, nel contesto in cui era nato, no? Quindi un restauro è pienamente realizzato solo quando c'è un pubblico che reagisce al film in una sala buia, no? E quindi restaurare e tenere in archivio non ha molto senso. Ma da questo punto di vista, secondo me, negli ultimi anni, soprattutto grazie alla Cineteca di Bologna, che fa una politica tra le più importanti nel mondo, in Europa, appunto, che appunto lo stesso Scorsese gli ha affidato i propri film da conservare, gli eredi Chaplin, gli hanno dato le proprie, cioè, quindi, cioè, però ci vorrebbero, ecco, insomma, centro sperimentale, vabbè. Insomma, però ci vorrebbero altri due, tre, no? Ogni capoluogo di provincia dovrebbe avere una cosa del genere, però sto dicendo la fantascienza naturalmente, no? Però se ogni capoluogo di provincia avesse i suoi classici, così come giustamente ogni scuola ha la sua biblioteca, secondo me questa cosa qui, no? Avrebbe una sua più smagliante evidenza. È possibile che il curriculum, almeno della scuola superiore, dell'obbligo, in un contesto come qualsiasi media dotato di immagini e suoni esercita una forza educativa, formativa, comunicativa strepitosa su tutti noi sin dall'infanzia, è giusto che non esista nessuna disciplina che si occupi di una educazione a questo? È difficile rispondere di no. Detto questo, poi, la situazione è diventata ancora più seria rispetto a quando io ho iniziato un pochino a occuparmene tanti anni fa, come tutti i critici, convegni, cose eccetera, perché non esistono più i cineclub. I film che una volta erano, diciamo, il connettivo, la struttura su cui si costruivano i palinsesti, ormai vanno sempre più raramente, soprattutto sulle reti pubbliche, no? Quindi
Cioè, se il cinema è considerato uno strumento, un linguaggio importante per la formazione culturale, così come la letteratura, la matematica, la storia dell'arte, dove che, diciamo così, si può apprendere? Senza contare anche, uno potrebbe dire, no, il linguaggio attraverso cui si esercitano le più, diciamo così, dannose manipolazioni è proprio quello delle immagini e suoni, quindi insegnare il cinema potrebbe anche essere un pochino un anticorpo nei confronti della straordinaria fragilità che le società contemporanee hanno rivelato rispetto alle possibilità di manipolazione collettiva. E secondo me il cinema, proprio per quella ragione che dicevo prima, che contiene la grammatica e la sintassi e anche secondo me la retorica, cioè come si costruisce un discorso, una storia, da questo punto di vista sarebbe non è giusto, ma sarebbe essenziale, fondamentale. A me piacerebbe anche nella forma più banale, che di fatto è così. Tutti noi abbiamo conoscenza di figli, di parenti, eccetera. A un certo punto i professori, quando sono in difficoltà, usano i film. C'è poco da fare. Cioè, se vogliono raccontare il Gattopardo, no? È per dire la cosa più banale, naturalmente, no? Oppure se vogliono raccontare il Risorgimento, no? Cioè, la storia soprattutto. Poi, oggi, soprattutto in cui tutti abbiamo a casa un software craccato con cui pasticciamo, no, e montiamo, no, in cui tutti possono parlare col cinema. Quando io ho iniziato a fare questo lavoro, se volevo fare un film, dovevo rivolgermi a un produttore, poi il produttore doveva comprare la pellicola. Oggi tutti abbiamo i nostri mezzi di produzione. Oggi con una somma modesta, quella di una vacanza, uno può comprarsi dei mezzi, no, di qualità e fare un film, no? Come dice Kubrick e come dice anche Tornatore, la maniera migliore di imparare a fare un film è fare un film. Una volta, per avere i mezzi necessari, uno doveva aspettare che morisse una zia, come successe a Chabrol, per esempio, no? Un'eredità, oppure non so, qualcosa, oppure trovare un ricco commerciante, come successe a Kubrick. La qualità delle immagini che questi mezzi riescono a produrre è di gran lunga maggiore alla qualità dell'immagine attraverso cui io mi sono formato nei cineclub, dove andavano quasi esclusivamente in un circuito straordinario, pellicole a 13 mm, che hanno una definizione che oggi nessun occhio accetterebbe, per non parlare del suono. Una scuola moderna, attrezzata, intelligente, consapevole, dovrebbe lavorare molto sul cinema. Da una parte i social hanno. Io mi ricordo appunto quando ho iniziato a fare il critico, il problema era la coriandolizzazione della critica, nel senso che le critiche da mezza pagina diventavano invece delle tramine e poi venivano fuori le stellette, no? Oggi questa cosa qui è completamente diversa perché appunto da una parte tutti possiamo essere critici, che però era un po' la maledizione della critica. Adesso credo che ci sia molta più gente che discute anche in maniera inappropriata di cinema, no? Quindi con strumenti probabilmente meno efficaci, meno attendibili, meno robusti, con una formazione probabilmente più così improvvisata. Però se io voglio posso fare il critico su Facebook e nessuno mi dice no, non puoi farlo. Una volta, all'epoca mia, se io volevo fare, io quando ho iniziato a fare il critico, vabbè, ho capito, ma dove lo faccio? I critici che amo sono dei critici che poi si sono fatti avanti con la forza della loro scrittura, della loro personalità. La forza della critica è comunque una forza molto vicina al linguaggio. È un po' la stessa che proviamo. Innanzitutto c'è il piacere dell'uso di una lingua. È un po' come il cinema, no? Una buona critica ti deve far sentire che chi sta usando quella lingua prova un piacere, come se fosse della musica. E anche su Facebook, no? In quel bacino lì, che è molto più magmatico, confuso, eccetera, però alla fine la voce del critico viene fuori lo stesso. Uno dei meriti, secondo me, della critica cinematografica è di aver nobilitato il genere dell'intervista. I più bei libri di critica cinematografica. Tra i più bellibili, ci sono almeno due interviste. Una, la più celebre di tutto, che è quella di Truffaut a Hitchcock. Io amo di più quella meno nota, quella di Bogdanovich a Orson Welles, no?
Però non ricordo, per esempio, in letteratura un grande critico che abbia, che ne so, una bellissima intervista a Nabokov, che abbia lo stesso posto che ha avuto nella critica cinematografica, no, l'intervista di Truffaut a Hitchcock. Da una parte, così come succede per qualsiasi altra cosa, i social hanno desertificato il rapporto empatico di due persone che si guardano e parlano, dall'altra, nella mia esperienza, è lo stesso motivo del successo dei festival, no? Perché la gente si riunisce nei festival della letteratura, no? Proprio perché i social tendono a inibire questa cosa. Poi quando si trova un momento teatrale, no? In cui tutti si ritrovano, no? Cioè, e tutti guardano e c'è la presenza dei corpi, la presenza fisica, no? Quindi la realtà proprio animale di tanti corpi che stanno nello stesso posto, sentono le stesse cose, provano la stessa interesse, condividono lo stesso calore corporeo, nello stesso posto, questo diventa, ha acquisito un'aura particolare. Persone che parlano una lingua diversa dalla tua, che vivono dall'altra parte del mondo, no? Fanno ore di fila insieme per poi almeno una volta incontrare quella cosa e dici porca miseria, che bello, no? Questa cosa, no? Non l'avevo mai vista prima. Cinesi, coreani, indiani, norvegesi, eccetera, poi ridono insieme a te per le stesse cose. È una sensazione, è il cinema, quello, diciamo, al suo zenith, al suo apogeo.